Tanto dicevo pochi istanti fa che siamo in collegamento telefonico con Bruno Pizzul dalla sede di Marcon della RAI, seguirà per noi la partita. Buonasera signor Pizzul. Buonasera cari amici telespettatori, ben ritrovati anche questa sera per la nuova emozionante partita della formazione della belligeranza, della falange acuta. Sono veramente contento di partecipare anche in questa nuova stagione sportiva alla telecronaca in diretta. E devo dire che nonostante si devono ancora acclimatare, le due formazioni stanno veramente raggiungendo il top della preparazione. Un po' in ombra Marcus quest'oggi. Sì, è vero signor Garascia, le do conferma di questa sua tesi. Intanto vediamo che viene atterrato irregolarmente il veterano del Celtic dal signor Ghigno. Quindi l'arbitro decreta una punizione a nostro sfavore. Nulla di fatto, la palla si spegne lateralmente, intanto è già stata rimessa in gioco. Nessuna difficoltà per il portiere. Bello lo scambio, peccato che non si sia concluso. Mi manca l'ultimo sprint negli ultimi 5 metri, nota la nostra squadra. Sì, è un difetto che stavo notando anch'io. Zone in tiro improvviso. Attenzione, bel tiro. Bello il gesto tecnico di come si è liberato, vediamo nel replay. Sì, esatto. L'unico problema è che è stata presa una mira in troppa frettolosità e non ha ponderato bene il calibraggio del tiro. Si libera bene di due uomini, rimpalli favorevoli, attenzione, non c'è il fallo. Signor Moreno decreta il fallo. Sentite Mozzarellina, Orso Yogi, come sta dando consigli tecnici. Marcus fa un fallo tattico, vediamo che non riesce, sono molto nervosi sembrano. Guardare quanto Marcus sembra un po' impaurito, sono veramente uguali. Sì, confermo dottor Milazzo, sembrano proprio impauriti. Sembra che il pallone non voglia stare tra i loro piedi. Ma Reddy il Bagro sta veramente trainando la squadra avversaria. Intanto cogliamo l'occasione di questo momento tranquillo per presentare l'arbitro, il signor Byron Moreno, 37 anni, due figli. Bello, bello! Ecco una bella rimonta di Marcus, però sventata dalla squadra avversaria. Intanto vediamo che anche il Panda Bestia sostiene la nostra squadra da bordo campo. Mentre io direi che intanto sarebbe opportuno iniziare a tracciare i primi profili psicologici dei nostri giocatori. Floril Balcanico ha segnato il primo gol. La Federazione Calcio, appunto, abbiamo visto nella fascia di destra il nostro Balcanico, e ben servito da Marcus ha piazzato il pallone imprendibile per il portiere ed è gol. Federazione Calcio, belligeranza della falange acuta 1, Celtic 0. Ora, tutto questo al settimo minuto. Abbiamo visto che il mister ha fatto un cambio repentino, direi, e ha dato più qualità alla manovra blu-rossa, rossa-blu.